Marco, benvenuto, giornalista e curatore, ideatore di un blog molto seguito a Genova e in Liguria, Zenatoa. Mi scuso per il genovese, probabilmente non perfetto. Insomma, una nuova iniziativa editoriale che sta avendo successo e che racconta una Genova che in pochi hanno raccontato anche in passato, quella dell'enogastronomia. Si trova un po' di tutto sul tuo blog, dalla cucina alle ricette, ai ristoranti che vengono recensiti con particolare cura. Che risposta hai avuto, visto che ormai è un po' di tempo che stai lavorando su questa iniziativa? Una risposta, ti ringrazio tanto, una risposta soddisfacente sotto questo aspetto. Sicuramente il momento non è dei migliori dal sotto certo punto di vista per iniziativa editoriale, però insomma siamo davvero molto contenti, c'è stata una grande risposta, vuol dire che insomma il cibo, come si suol dire, tra virgolette, tira ancora. A raccontarlo in tutte le sue molteplici declinazioni può sempre essere interessante, come dicevi te giustamente, dalla storia, da quelle che sono le tradizioni, tra un po' andiamo a Natale, insomma panduse e quant'altro, però anche dalla realtà, che sono realtà commerciali importanti anche con le loro problematiche. Raccontare anche questo può essere importante e soddisfacente per la nostra città, l'ombra della lanterna. Dal centro storico di Genova alle Riviere, negli ultimi anni sembra ci sia stato un rifiorire di locali con una tradizione, una cultura della gastronomia anche particolare, non solo diciamo locali da soddisfare il turista che arriva e deve mangiare velocemente. C'è una rinascita, secondo te, dovuta allo sviluppo, all'incremento proprio del turismo nella nostra provincia, nella provincia di Genova e nelle Riviere, oppure è una necessità vista anche la crisi e visto che il posto fisso viene meno, magari c'è chi preferisce sviluppare, contestualizzarsi? Ma io ho verificato anche un po' di storia, no, sotto questo aspetto. Ci sono molte storie giovani, cioè di persone, di ragazzi, e qualcuno addirittura che è tornato a Genova, trovato vuoi nel centro storico, che è un incubatore naturale per un certo tipo di iniziativa, ma non solo, anche in quelle che vengono definite tra molte virgolette le periferie, oppure insomma Genova è una città molto policentrica, quindi anche nelle sue varie diramazioni ci sono molte realtà interessanti. Mi viene in mente, tra l'altro, ma non per partigianeria, ma comunque mi viene molto interessante, ad esempio, io quello che ho definito su un pezzo che sta per uscire, un'articolata inchiesta, l'incubatore di Sestri Ponente. Sestri Ponente si trova davvero alcune realtà gastronomiche molto interessanti, ma così come diffuse in tutto il territorio. Per i turisti, ma non solo, perché poi i genovesi amano anche mangiare bene e lì poi magari sono anche disponibili a spendere qualche cosina di più. Il circuito turistico è poi un po' più particolare, però insomma invece quella che potrebbe essere la gastronomia d'affezione, devo dire che nonostante tutto, vuol dire, le sue valenze positive. Non curi solamente ristoranti, ma anche locali, e diciamo locali da movida, locali notturni, soprattutto quest'estate ti ho visto attivo su questo fronte. Anche da questo punto di vista c'è un rifiorire, c'è una vita, c'è più vita a Genova e in Liguria? Sì, molte delle cose notturne me le hanno raccontate, devo dire. Ti ringrazio per il fatto di avermi detto che ero molto, molto girato. Molte cose me le hanno raccontate, comunque validi collaboratori che vivono magari in misura migliore, maggiore la notte. Però sì, è vero, ancorché tu sai benissimo, qui nel caso di entrare c'è la polemica invece per quanto riguarda la movida del centro storico, però invece ci sono locali veramente, potremmo definire, di classe di charme, che comunque in ogni caso mantengono, vuol dire, alto il tenore della notte, nel senso positivo di chi si vuole divertire, di chi vuol bere o mangiare qualcosa, magari ora tardi. L'ideatore e curatore di Zenatoa ci consiglia un locale in cui andare a mangiare, sì, ai genovesi, ai liguri? Vabbè, insomma, se si può fare, voglio dire, io sono molto affezionato a una realtà che ha preso corpo negli ultimi tempi, si chiama La Botta San Pia d'Arena, un territorio tutto sommato difficile. Proprio qui è il caso di professionisti che sono tornati a Genova e hanno deciso di fare cucina a un livello molto molto alto, però tenendo i prezzi sempre, voglio dire, con grande attenzione vista la situazione. Ringraziamo per essere stato con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè, Marco, benvenuto, curatore di Zenatoa.